Buongiorno amici e amiche, ci troviamo qui a Castello Monte con Marco Petronio. Allora, io sono Marco Petronio e vivo a Castel del Monte. Ho insieme alla mia famiglia un'attività di panificio e biscottificio. L'attività va avanti da 34 anni grazie a mio padre che la aprì nel 1983, da 37 anni, 38 anni. L'attività va avanti da 38 anni grazie a mio padre che la aprì nel 1983 e cerchiamo di evolverci sempre di più. Ultimamente sono diventato anche presidente della cooperativa di comunità in Castello, che è una cooperativa che si occupa soprattutto di servizi al turista, promozione di eventi turistici, assistenza al cittadino, rende insomma la vita al cittadino di Castel del Monte più piacevole, più agevole. Senza dubbio l'obiettivo è cercare di far restare, far vivere il territorio a più giovani possibili e quindi cercare di tirare qui persone intente ad impiantare una famiglia e o un'attività. Buongiorno a tutti, io sono Davide D'Angelo e lavoro per l'ufficio turistico del comune. Mi occupo di fare questo percorso museale dove ci troviamo adesso, che è uno dei musei itineranti dentro il borgo, è uno dei forni antichi e tutto l'anno promuoviamo la storia e la cultura del borgo attraverso l'apertura di queste case museo. Chiaramente mi occupo anche della parte di accoglienza al turista e di tutte le proposte per chiunque arriva e tutte le proposte da fare. Però diciamo questo qui è un itinerario culturale che con l'apertura di queste case museo racconta tutta la storia del borgo. Mi chiamo Sara Romatario, sono una ragazza di 22 anni e vivo qui a Castel del Monte, dove nel 2017 ho fondato l'azienda agricola Mappavels con la coltivazione di luppolo e tutte le materie prime per produrre una birra artigianale a chilometro zero. Sempre comunque legata a questi terreni di famiglia, a questa passione per l'agricoltura, ho deciso di provare a coltivare questa nuova piantagione qui. In effetti all'inizio erano un pochino tutti quanti scettici, invece con il passare degli anni, vedendo anche i risultati ottenuti, adesso sono tutti, spero, orgogliosi e soddisfatti di questa, diciamo, mini impresa riuscita. E quanto è importante il calcio per il territorio? Guarda, la squadra di calcio per paesi come Castel del Monte, ma come tutto il circondario, come tutto il comprensorio, è importantissima perché crea una situazione di socialità anche in periodi che sarebbero molto morti. Cioè tiene vivi questi paesi, cioè il fatto che la domenica vengano squadre e poi i ragazzi di qui devono andare fuori a giocare, crea uno scambio. Che il pallone, diciamo il calcio in sé, è l'ultima cosa. La vera cosa è creare uno scambio e tenere occupati il tempo libero per ragazzi che magari a quell'età non saprebbero davvero come passare una domenica.